Arrivare Krishna alla Gadi, Cipro Nord, 19 agosto 2021. Grazie a queste due olive ho dormito stanotte. Siccome che aria protetta dalla Gadi, non ci sono strutture alberghiere e non si può stare neanche in spiaggia dalle 8 di sera fino alle 8 del mattino. Quindi ho chiesto al ristorante, mi ha detto l'importante è che stai fuori dalla sbarra. Infatti tempo zero che ho montato la maca già era arrivata la guardia e mi ha dato il consenso, però mi fa, mi raccomando, non entrare in spiaggia. Se no, no, la mia pashmina afghana come copertina, bellissima, con quello che sta succedendo in questi giorni in Afghanistan, mi spiace. Il sole è già alto, no, dico già sorto, ma non si vede perché è ancora dietro le montagne. E la spiaggia è di qua. Questa è seconda oliva, bellissima. Questo lato l'ho legata male perché ieri sera non vedevo un cazzo che era buio e di solito la corda la faccio passare sotto all'inizio della macca, invece sto in giro penzola lì in giù. Fammi alzare. La mia borsa tranquilla lì, la giacca, i miei landri che hanno fatto 60 km a piedi e il sole non nasce ancora. Ma l'acqua cazzo è caduta. Vabbè. Che belle. Poi dal buio ho proprio trovato i due alberi un po' vicini per le mie corde, ma va bene, perfetto. Il sole ancora non esce. Vedi com'è scuro di qua. E che faccione. Se non fosse per i vestiti pesanti che uso la notte, la borsa sarebbe vuota.
di fianco c'è la pianta spinosa. Ho dovuto mettere i legni per ricordarmi di non toccarla. Ok, il sole tarda a uscire, a ribollire.